Il 30 marzo 2010, giorno in cui i cittadini di Clusone saranno chiamati alle urne per eleggere il Consiglio Comunale, sembra lontano. Ma chi ha scelto di partecipare alla corsa si sta già impegnando per preparare programmi e lista dei candidati. Stiamo lavorando da alcuni mesi con un bel gruppo di persone e abbiamo visto che anche parecchi giovani sono interessati alla formazione di una lista civica, una lista civica che dovrebbe partire da un nucleo di centro-sinistra e poi estendersi anche alla società civile, a tutte quelle persone che anche non sono iscritti ai partiti. Adesso stiamo incontrando vari esperti dei vari settori per capire un attimino bene gli indirizzi da mettere nel programma e poi ci concentreremo sia sul programma, nello stendere il programma, che sulla scelta delle persone. Ecco, vogliamo scegliere delle persone indipendenti, di diciamo, provata correttezza e stima nell'ambito del paese, anche fuori dai giochi di partito, e cercare di dare al paese una lista civica veramente valida, in maniera che magari anche gente che dal punto di vista politico magari non ci vota alle elezioni politiche possa dire: questa è una lista che magari io la voto ugualmente, perché magari ha delle persone che secondo me possono fare il bene veramente di Clusone. Penso che a fine anno avremo finito il programma e poi nei primi mesi del 2010 potremo dedicarci a tutto il discorso invece di comunicazione, farci conoscere, cominciare degli incontri anche in giro per il paese, proprio per realizzare anche proprio un tipo di conoscenza, in maniera da arrivare alle elezioni un attimino preparati, dato che, visto che partiamo un po' diciamo indietro rispetto ad altre forze politiche, siamo un po' come quei corridori del Tour de France che vanno in fuga dopo 10 km e che il gruppo magari dice: lasciamoli andare, magari non arrivano al traguardo, ma qualche volta vincono la tappa.